E vediamo oggi quanto arriverà a girare il motore di Thomas Ceccon in questa finale europea dei 100 dorso, una gara mai vinta dall'Italia, una Thomas Ceccon che spinge tantissimo in subacquea, prova a mettersi subito davanti. È un po' l'atteggiamento che ha avuto fino adesso in finale, pigro nei turni eliminatori, anche nella partenza devastante, super esplosivo sin dal via nella gara per le medaglie. Passaggio ai 50 in 25 e 15 con Apostolos Christou che prova a seguirlo da vicino. Ndoye Brouard a 37 centesimi, Thomas Ceccon che adesso però viene recuperato proprio dal greco, incredibile, in corsia numero 5. Qua Thomas Ceccon deve inventarsi qualcosa nella parte finale per rintuzzare l'attacco del greco che recupera tantissimo. Thomas Ceccon però è sempre leggermente davanti, un arrivo lungo che comunque lo premia, 52-21, cade un altro tabù del nuoto italiano. Thomas Ceccon, campione d'Europa nei 100 dorso, ed è la prima volta, tutti zitti dice lui, ed è la prima volta che accade nel movimento natatorio azzurro. Poi Apostolos Christou e Johan Ndoye Brouard, 3 centesimi per 3 centesimi, Thomas Ceccon l'ha spuntata. Silenzio a chi aveva dei dubbi.